Bentrovati a un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati sulle attività del Consiglio regionale della Toscana. In primo piano i tre grandi elettori toscani, vale a dire il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell'opposizione Marco Landi sono intervenuti in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica nel suo mandato bis. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio. Il giorno del giuramento e dell'insediamento del presidente Sergio Mattarella, rieletto al Colle con 759 voti, ha visto presenti tre grandi elettori toscani, il presidente della regione Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell'opposizione Marco Landi. Un momento di grande onore per i tre rappresentanti di Toscane e Toscani. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato, chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica. Adempirò al mio dovere, secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei 7 anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione. Devo dire che l'autorevolezza, il senso di partecipazione emotiva da parte dei grandi elettori, Sergio Mattarella ha davvero dato il senso di un Presidente della Repubblica che rappresenta per la coscienza comune del Paese il Capo dello Stato, la figura di unità degli italiani, delle varie articolazioni in cui lo Stato è composto. Io sono convinto che quella di oggi è una giornata storica perché segna l'ingresso per il secondo mandato di un Presidente della Repubblica che ha dato prova nel primo mandato di svolgere al meglio il suo ruolo. Mi sono davvero emozionato nell'ascoltare un gigante, perché il Presidente Mattarella con il suo discorso carico di politica, di buona politica, ma con un linguaggio rivolto alle cittadine e ai cittadini, un linguaggio di speranza dopo i terribili anni della pandemia, un messaggio che arriva forte al cuore di chi si è impegnato in prima linea, di chi soffre, usando per ben 18 volte la parola dignità, dignità contro la violenza sulle donne, dignità per i giovani, dignità per il lavoro, un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancora di più, dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione, sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti, ha valorizzato la centralità del Parlamento, ma soprattutto ha dedicato, e questo mi ha colpito molto, una buona parte del suo discorso incentrandolo sulla necessità della riforma della giustizia in Italia. Molti applausi, questi sono stati probabilmente i punti che più mi hanno toccato nel suo intervento, ma credo che da oggi parte un nuovo percorso anche della politica e sicuramente la garanzia di un Presidente della Repubblica come Mattarella farà sì che anche le forze politiche che da qui a un anno andranno al voto sapranno far tesoro delle sue parole, incentrate ovviamente sull'unità del Paese e della nostra nazione. In Consiglio regionale si è tornati a parlare di terme di Montecatini, con una comunicazione dell'assessore Stefano Ciuoffo. Per le terme di Montecatini la Giunta regionale darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori e del territorio.
Per le terme di Montecatini, la Giunta regionale darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori e del territorio, quali la presentazione di un'istanza di concordato preventivo, cosiddetto in bianco, funzionale alla predisposizione di un piano concordatario in tempi congrui al fine di limitare la perdita di liquidità. È questa la posizione della Regione Toscana, così come l'ha espressa l'assessore Stefano Cioffo, che coordina le partecipazioni regionali sulle tematiche economico-finanziarie, nella comunicazione svolta in Consiglio regionale. Il dibattito in aula è stato aperto dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi. La posizione nostra è di forte critica, perché si arriva oggi a una non soluzione dopo anni di crisi non affrontate. La politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato, e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città, di un intero territorio, e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana, che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in commissione controllo dell'assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il governo, e questo è chiaro che non può essere un problema risolto soltanto dalla Regione Toscana. A paragonare le terme di Montecatini al parco di Pinocchio, la consigliera della Lega Luciana Bartolini. Il centrodestra chiede che sia avviato un concordato. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il Tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture, e noi ci sembra che l'acquisto del Tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana. Quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Inoltre c'è da dire che se non lo facessero si andrebbe veramente al fallimento, ma non solo Montecatini, ma tutta la Val di Nievole. E inoltre terrò a dire alla Giunta che in tutti questi anni mai hanno fatto niente per le città termali. Il consigliere Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Controllo, si sente obbligato a fare alcune precisazioni. Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo, per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere tra le altre anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime, dal Presidente Gianni nel 2020 ed acquisti il Tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria all'interno naturalmente di un piano più complessivo che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
Beh, oggi abbiamo preso atto della comunicazione che l'assessore ci ha fatto, rendendo il Consiglio edotto del fatto che è intervenuto a un'istanza di fallimento e quindi cambia anche lo scenario, per cui è necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Ma sulle terme è evidente che un processo industriale, economico così forte nel territorio, nella Toscana, che sa che valorizzare il termalismo porta a delle scelte importanti. La Regione Toscana deve essere il contenitore, può gestire la parte immobiliare fin quando è in grado di poterlo fare, sicuramente non può più essere un soggetto gestore. Alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni rispetto anche ai vincoli che la Corte dei Conti ha posto ai bilanci regionali. Basta guardare quello che è successo a Chianciano, su Montecatini la problematica è maggiore, c'è una mole anche di indebitamento notevole, è evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza ed è corretto che l'assessore abbia riferito al Consiglio della fotografia dalla quale appunto la Regione dovrà assumere le proprie decisioni. Con una proposta di legge presentata all'Ufficio di Presidenza arriveranno ben 2 milioni di euro circa di stanziamento per investimenti a favore dei giovani e soprattutto per stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità. Coinvolgere i giovani e stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità è l'obiettivo principale della proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 2 milioni di euro. Tanti i campi di intervento, dalla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, alla promozione e realizzazione di spettacoli, eventi, festival e concerti, ma è prevista anche la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile e sono stanziati contributi per la valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi, finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità. Ma è prevista anche la promozione e il sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva. Abbiamo pensato di destinare una somma importante di 2 milioni ad una serie di attività destinate alle giovani generazioni, cioè ragazzi e le ragazze, bambini e le bambine, che sono i più colpiti in questi due anni di pandemia, colpiti soprattutto in quel sentimento di appartenenza alla collettività che si matura proprio negli anni della preadolescenza e dell'adolescenza. Per noi adulti 2 anni possono essere una parentesi in vite lunghe, ma per loro 2 anni sono un tempo lunghissimo nel quale ci si struttura come individui, si strutturano le relazioni più importanti. Ecco, la pandemia li ha fortemente penalizzati e ha pregiudicato il senso di appartenenza ad una comunità di cittadini e cittadine. Noi vorremmo che con attività culturali, sostegno all'educazione civica, progetti di inclusione, anche corrispondenti ad investimenti in parchi e giochi inclusivi per i comuni, si potesse sollecitare e far sentire una voce che fortemente richiama al fatto che intorno a loro c'è una comunità che li pensa, che li custodisce e nella quale sono inseriti. Perché noi rischiamo che l'isolamento anche fisico che tanti ragazzi, ragazze e bambini hanno subito pregiudichi appunto un senso civico di appartenenza a comunità che invece hanno dimostrato nel senso di coesione e nel riuscire a lavorare insieme, a riflettere insieme sui problemi, di avere una risorsa importantissima. Ecco, noi vorremmo che questo fosse presente nei nostri cittadini e cittadine più giovani. È una legge importante che utilizza fondi della Regione Toscana, del Consiglio, per dare un'opportunità ai giovani per creare spazi di forme di aggregazione loro e autonoma, una forma di socialità. Era opportuno dare un'opportunità a tanti ragazzi che in questi anni hanno sofferto della pandemia, hanno sofferto della impossibilità di avere una relazione sociale. Questa è una legge che consente alla loro fantasia, alla loro progettualità di diventare e di approparsi di luoghi pubblici, delle loro relazioni, in rapporto ai comuni che potranno avanzare delle richieste per partecipare a un bando di 15.000 euro ciascuno, o poi in autonomia al Consiglio regionale mediante una propria azione di
promozione nei territori. Il fine sarà mettere insieme i ragazzi, dare loro processi di autogestione, utilizzare spazi pubblici, ma soprattutto rideterminare, rigenerare nuove forme di socialità e di aggregazione. Credo che sia una legge innovativa e importante che allo stesso tempo può andare anche a finanziare iniziative artistiche, culturali, sociali, di promozione anche musicale, ma essenzialmente il fine ultimo era la volontà dell'Ufficio di Presidenza e oggi anche del Consiglio regionale di mettere insieme i ragazzi. Per favorire l'aggregazione giovanile, e questo in parte riservato a giovani sotto i 35 anni, si è pensato appunto a questi aiuti da dare sia per la street art che per aggregazioni giovanili anche autogestite che possono riunirsi in edifici pubblici, oppure anche all'articolo 7 di questa proposta di legge si parla di progetti di educazione civica. Da Toscana Parlamento è tutto, l'aggiornamento dal Consiglio regionale torna la prossima settimana.